che una scuola di tip-tap può servire per combattere il degrado, accade in zona Viale Padova a Milano, dove i titolari si sono rimboccati le maniche per ripulire la strada e garantire anche la sicurezza. Milano, zona via Padova, strade a volte usate come discariche, alto tasso di criminalità. La denuncia arriva dall'associazione Giovani Frontiera Milano dopo alcuni sopralluoghi insieme ad abitanti del quartiere. A pochi passi dal palazzone di via Clitunno, teatro dei primi scontri che infiammarono via Padova nel 2010, ha appena aperto una scuola di tip-tap americano. Per contrastare il degrado i titolari si sono rimboccati le maniche da soli. I vigili qui non passano assolutamente mai, quindi abbiamo messo la sicurezza, che costa tantissimo, da 4 di novembre che abbiamo aperto la scuola, a nostre spese. I titolari della scuola di ballo hanno anche ripulito la strada dei rifiuti e sollecitato l'intervento degli spazzini dell'AMSA. Visto queste cose di tirare le bottiglie giù dalla finestra oppure di lasciare lo sporco per terra o la spazzatura sui marciapiedi. La scuola propone che il comune premi gli interventi fatti, magari defiscalizzandoli. Intanto i Giovani Frontiera Milano denunciano la mozione sul degrado di via Padova presentata nel 2010 da alcuni consiglieri di opposizione, tra cui gli attuali assessori Granelli e Magliorino, rimane lettera morta. Di quelle richieste gli stessi di allora all'opposizione, oggi assessori, non hanno realizzato nulla. Non passa l'AMSA, non ci sono le pattuglie dei vigili, non ci sono le luminarie di Natale,